Siamo qui per smentire con i fatti che all'interno del mercato ortofrutticolo Pagani Nocera non c'è una discarica a cielo aperto. Così il presidente del consorzio mercato ortofrutticolo Vincenzo Paolillo, in replica alla denuncia aggiunta nelle ultime ore dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberico Gambino. Potete inquadrare benissimo con la vostra telecamera e far vedere di cosa stiamo parlando, di un'isola ecologica tenuta in modo eccezionale dagli operatori della ditta che gestisce il servizio da oltre 15 anni all'interno del consorzio e che trovano nelle dichiarazioni fatte dall'onorevole Gambino una falsità che va a danno degli operatori del consorzio ortofrutticolo e un po' di tutti quelli che frequentano quest'area. Gambino ha allegato al suo comunicato delle fotografie. Signori cari, io non so quelle fotografie dove sono state prese e quando sono state scattate. Io suppongo, e questo poi lo potrà meglio chiarire l'amministratore della SEA Ecologia, sono state scattate evidentemente quando vanno a conferire i materiali che vengono selezionati. Non sono materiali pericolosi, in particolare qui cosa si smista? Ma dalle foto si vede chiaramente che sono gabbie in legno, plastica, sono tutti materiali che possono essere stoccati perché classificati non pericolosi in attesa di andare in discarica. Dopo la pubblicazione di questa notizia lei ha detto abbiamo ricevuto tanti contatti, tante persone si sono allarmate e ha creato quindi un disagio anche agli stessi operatori questa denuncia. Ma infatti l'intervento di oggi, e vi ringrazio di essere presenti qui per testimoniare la verità delle cose, è volto proprio a questo, a smentire categoricamente che ci sia una discarica a cielo aperto all'interno del consorzio, che all'interno del consorzio si raggiunge il 90% di differenziata, che anche quando nelle nostre aree c'era l'emergenza rifiuti il mercato non ha mai subito nessun danno. Ed è ingiusto nei confronti di chi investe, nei confronti di tutto il settore, buttare fango su cose non veritiere, perché poi ecco, si scatena poi che i clienti non vengono più al consorzio a comprare perché si dice che a Pagani all'interno del consorzio c'è la discarica a cielo aperto, i commercianti non mandano i loro prodotti qui perché non si vendono, ecco il danno che si fa a un'intera filiera. Ha parlato di danno d'immagine, ricorrerete in qualche modo, insomma querelerete? Ma assolutamente no, poi il COGMO è libero di fare le proprie valutazioni. Io ci tenevo a rispondere e a chiarire e dire vi prego di abbassare i toni, perché se bisogna colpire il sottoscritto fatelo in altri modi, se bisogna colpire chi regge le sorti di questa città fatelo in un altro modo, ma lasciate stare le uniche attività produttive presenti sul territorio dalle beghe politiche. Ha convocato questo consiglio di amministrazione che dovrà convocare poi l'assemblea per la nomina dei liquidatori, c'è stata una sollecitazione che arriva anche dal sindaco di Nocera Inferiore? Ma assolutamente sì, io sabato mattina ho provveduto a convocare il consiglio, sabato mattina provvederemo a convocare a stretto giro nei termini di legge anche l'assemblea dei soci, però signori cari, io non sono un socio, io faccio il presidente di questa struttura, attendo di andare via e di placare tutte queste polemiche e poi si aspetterà questo grande uomo dal grosso profilo che arriverà finalmente a salvare questa struttura. Basta un solo liquidatore? Ma un solo liquidatore, un ragioniere, come dice Gambino.